L'opera Profondo Viola di Flavio Favelli vince l'edizione 74 del Premio Michetti dal titolo Libertà di avere tre idee contrastanti a cura di Costantino Dorazio. Il più antico premio nazionale d'arte contemporanea ha coinvolto quest'anno 10 artisti. Menzione speciale della giuria per Sabrina Mezzacqui con l'opera I quaderni di Adriano. Vincitrice del Michetti Giovani, Gaia Liberatore con l'opera Studi. I nomi sono stati resi noti nel corso della cerimonia che si è svolta nella piazza antistante Palazzo San Domenico a Francavilla al Mare, che ospiterà la mostra a ingresso libero aperta al pubblico fino al prossimo 1 ottobre. Ma sentiamo il presidente della Fondazione Michetti, Andrea Lombardinino, e il curatore Costantino Dorazio al microfono del direttore di Rete 8, Carmine Perantuono. Premio Michetti 74, ma possiamo dire una sorta di anno zero, una nuova esperienza che parte. È una nuova esperienza perché è un premio molto originale, molto coraggioso, un progetto pensato da Costantino Dorazio, che per l'appunto cura l'edizione 74 del Premio Michetti, nel segno di un aforisma di Mario Merz, un grande artista, la libertà di avere tre idee contrastanti, 10 artisti molto affermati sul panorama nazionale, sperimentazione, innovazione, ma anche uno sguardo rivolto alla tradizione. Novità di quest'anno è la sezione giovani, con 5 artisti, giovani studenti dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, tutto questo grazie ad una sinergia con il Maxi L'Aquila, l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila e naturalmente la Direzione Regionale dei Musei. Qual è stato il filo conduttore di questo premio? Beh, l'idea che gli artisti contemporanei in realtà non hanno nessun filo conduttore, cioè sono individui che esprimono delle idee che possono anche essere contrastanti tra loro, però raccontano tutte il nostro tempo, un tempo fatto di inquietudini, ma allo stesso tempo anche di grandi speranze, un tempo fatto di calcoli, di progetti e al contempo di sguardi verso il passato. Insomma, il premio Michetti di quest'anno è un grande viaggio nella storia del nostro paese degli ultimi 30 anni.